vuol dire una campagna di prevenzione che viene fatta ormai già da 6 anni, dalla US 14, e per il tumore della mammella, per il tumore del collo dell'utero e il tumore appunto del collo retto. Screening significa scrematura, cioè i tratti vengono inviate a tutte le donne, il parto della mammella, poi ci sono altre fasce di età, comunque per la mammella tutte le donne del 50-74 anni, viene inviata una lettera a casa che invita ad eseguire una mammografia. La mammografia viene fatta nell'unità mobile del Porto San Giovanni ed è l'esame di primo livello. Se la mammografia risulta negativa, la signora viene rimandata dopo 2 anni per un'altra mammografia, ogni 2 anni è la scansione di tempo. Se invece la mammografia è non negativa, che non vuol dire che ci sia una malattia, ma vuol dire che c'è, che non è completamente negativa, vengono attuati degli esami cosiddetti di secondo livello all'ospedale. Il tutto viene coordinato dalla segreteria dello screening. Io sono la referente per quanto riguarda la diagnostica e la terapia nell'ospedale. Tutto è assolutamente gratuito e la paziente viene guidata passo passo. Purtroppo a Chiosa, mentre a Tavazza noi siamo partiti con un'adesione bassa, intorno al 30%, alla terza tornata siamo già arrivati al 70% di adesione, vuol dire che il 70% delle signore che hanno ricevuto la lettera si sono recate per fare la mammografia. A Chiosa rimaniamo sempre intorno al 50%, cioè una persona su due non eseguita. Ecco, questa campagna, questa così, idea di lasciarla serve soprattutto a muovere la partecipazione, perché lo screening salva la vita, perché le donne a cui viene diagnosticata una malattia non clinica, cioè che non si vede, che non si sente, quindi al di sotto del centimetro, guariscono inoltre il 90% dei casi. Quindi lo screening salva la vita e rifiutare questa opportunità è una cosa sciocca, forse creata dalla disinformazione, forse anche dalla paura. Noi dobbiamo combattere entrambe queste cose.